détruisant bien le cerveau. Buongiorno e bentornati su Studio 28 TV. Ecco i titoli della settimana. Milano, apre l'Oca mentre Macao rioccupa. SIAE, uno statuto che penalizza gli autori? Il dialogo sociale in Europa, ecco cosa è successo. Informa Giovani, le notizie per l'estate. Campi di produzione, Luna Paese, intervista Cristina Rizzo. Si è svolto nel fine settimana OCA, l'evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura di Milano nei giganteschi spazi dell'ex Ansaldo. L'assessore alla cultura, Boeri, ha così capitalizzato l'esperienza di Macao, creando quella che alcune testate, tra cui il Post, hanno definito una Macao istituzionalizzata. L'iniziativa ha radunato migliaia di persone in una 3 giorni di dibattiti e performance. Qui sopra potete cliccare per sentire l'intervento di Pierfrancesco Maiorino, l'assessore alle politiche sociali, che spiega le nuove linee guida per l'assegnazione degli spazi inutilizzati a Milano. Boeri annuncia che l'OCA si riattiverà a luglio, anticipando una grande riapertura per ottobre. Sarebbe a nostro avviso opportuno che il Comune rielaborasse l'esperienza OCA in un documento pubblico e condiviso con la cittadinanza, per capire quali siano stati alla fine i risultati dei tanti dibattiti avvenuti in questi 3 giorni, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, del pubblico e degli operatori. Nel frattempo Macao ha occupato un immobile abbandonato. Sabato 16 giugno si è infatti installato nell'ex macello di Viale Molise. È già scattata la denuncia da parte di Sogemi, l'azienda partecipata dal comune che gestisce il complesso. L'11 giugno il quotidiano L'Unità ha reso pubblica la bozza del nuovo statuto della SIAE. L'organismo, la SIAE, è un ente pubblico economico a base associativa, quindi dovrebbe essere l'assemblea degli iscritti a scrivere lo statuto o quantomeno a nominare dei rappresentanti che lo facciano. Ma la SIAE è commissariata da più di un anno e sono stati proprio 2 vice commissari a redare il nuovo statuto, che ancora non circola ufficialmente. Il giornalista dell'Unità, Luca Del Fra, ha sintetizzato in un articolo i punti più controversi del nuovo statuto, che tra l'altro è stato reso pubblico proprio alla vigilia dello sciopero dei dipendenti SIAE svoltosi a Roma il 12 giugno. Vediamo i punti principali che rivelano l'ambiguità del nuovo statuto SIAE, secondo Del Fra. Primo punto è che l'assemblea degli iscritti vedrebbe ridotto il suo potere rispetto a quello ottenuto dal consiglio di gestione, una sorta di consiglio di amministrazione. La SIAE verrebbe a configurarsi così come una società per azioni, ma a differenza delle normali SPA, in cui il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci, nel caso della SIAE a nominare il CDA sarebbe un organismo intermedio, il consiglio di sorveglianza. Un organismo ben più piccolo e facilmente controllabile rispetto a una numerosa assemblea. Questo era il secondo punto. Il terzo punto, la trasformazione della SIAE aprirebbe un problema, e cioè la gestione dei diritti d'autore non potrebbe più essere di tipo monopolistico, come attualmente è in Italia, ma bisognerebbe aprire alla concorrenza, come avviene invece negli altri paesi d'Europa. Il 12 giugno si è svolto a Bruxelles l'incontro Sectoral Social Dialogue Committee Live Performance. Il social dialogue è una modalità di partecipazione ed elaborazione politica messa in atto dall'Unione Europea, in particolare dalla Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Inclusione. A questi incontri, che sono circa 4 ogni anno, si ritrovano rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e i rappresentanti delle direzioni generali dell'Unione Europea. Il metodo è quello che da noi in Italia viene comunemente definito concertazione tra le parti sociali e non è un metodo, diciamo, da dare per scontato, perché tanti paesi, soprattutto quelli dell'ex Europa dell'Est, non ce l'hanno. Noi eravamo presenti all'incontro, dove abbiamo realizzato 2 brevi interviste, una ad Anita De Bere, direttrice di PEARL, che è una delle tante lobby attive a Bruxelles e che in particolare, diciamo, rappresenta il settore delle arti performative. L'altra intervista a Loris Grasso, sindacalista italiano della CGIL, che commenta una interessantissima ricerca spagnola del sindacato spagnolo sul lavoro degli orchestrali. Le news dell'Informa Giovani. Questo mese abbiamo con noi Luca e Flavio. Quali sono le notizie principali di giugno e luglio? Ci date un'anticipazione? Ideas on the Move, concorso per idee imprenditoriali innovative.
Giovani che aiutano i loro coetanei a inventarsi un lavoro e a incidere sulle politiche europee a loro destinate. Il bando è riservato ai giovani cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Rappresenta questa la prima tappa del progetto Ideas on the Move, ideato dall'Associazione Italiana Giovani Senza Frontiere in collaborazione con la Seconda Università di Napoli e finanziata con i fondi europei nell'ambito del programma comunitario Europa per Cittadini. Per conoscere tutte le altre opportunità dall'Informa Giovani potete cliccare qui. E per finire la danza, con il format Campi di Produzione, curato e realizzato da Luna Paese, che ha intervistato questa volta Cristina Rizzo. Vediamo una brevissima anticipazione. No, cioè attraverso appunto il potere della bellezza, che è una bellezza senza potere, posso mettere in atto qualcosa che è assolutamente potente, appunto, ma che muove continuamente, sbilancia continuamente, quindi non crea mai dei luoghi, no, di potere, ma eventualmente delle intensità, quindi delle potenze, ma non dei poteri, no? Quindi, un po' più senso. Potete seguire tutta l'intervista a Cristina Rizzo cliccando qui. E per oggi è tutto, grazie di aver seguito il notiziario, ci vediamo la prossima volta.